la nostra postazione in sala stampa, due componenti dell'ufficio di coordinamento dell'organismo congressuale forense, l'avvocato Alessandro Dallabona e l'avvocato Tedeschi, foro di Foggia e foro di Brescia, giusto? Allora, innanzitutto una prima impressione, incontrarsi dopo un anno, un momento di democrazia è sempre evidentemente un momento importante e positivo. Cosa vi aspettate dal congresso? Parti tu, Alessandro. Allora, il congresso è, al di là di quel che si dice, è sempre un momento di confronto e di scambio importante e anche di energia, in qualche modo anche di aspettative verso il futuro, di un investimento di speranza anche verso il futuro della professione, nonostante qualche delusione, nonostante qualche debacle anche dal punto di vista politico. Ma comunque la sensazione, soprattutto oggi che sono stati rinnovati molti dei nostri fori, che nei territori la situazione nuova, più stabile. È più stabile in qualche modo. L'idea è quella di maggiore fiducia verso iniziative che si possano assumere all'interno della nostra sede congressuale. Le mozioni sono arrivate anche numerose, molto, si voleva in qualche modo cercare una sintesi che purtroppo neanche questa volta è arrivata come si sperava. Ci sono state, io mi ricordo i congressi del Partito Socialista Italiano, quelli famosi dai nani e le ballerine, in cui poi venivano votate due mozioni, una favorevole e una contraria, una favorevole al segretario, invece noi votiamo 80 mozioni. Cosa resta di queste 80 mozioni? Sono ben di più di 80, ah, sono 109 perfetto. In totale. Complimenti. Presentate, peraltro c'è il tema di quelle depositate in via cartacea, per cui ci sono anche state molte probabilmente duplicazioni o ripetizioni, nel dubbio che non ci fosse legittimità rispetto al deposito delle prime, però sì, purtroppo non si è raggiunta neanche in questo caso la sintesi, molti temi sono stati ripetuti, in qualche modo, ripeto, forse i presentatori avrebbero dovuto parlarsi in questo periodo, ma non è accaduto, però forse è anche sintomo sempre di questa volontà invece di in qualche modo di dibattere, di trovare una sintesi poi nell'ambito delle votazioni. Stefano, l'anno scorso ci siamo lasciati con l'intento che OCF, ma di cui voi due eravate già parte nella scorsa, diciamo, consigliatura, e gli ordini, le associazioni lavorassero appunto sulla riforma e che questa sessione tirasse un po' le fila di questo lavoro. Sostanzialmente non avverrà questo, perché ci sarà un nuovo tavolo, da quello che abbiamo capito oggi dall'intervento introduttivo del presidente Greco, ma comunque del lavoro si è fatto. Sì, del lavoro certamente si è fatto. Prima ci hai chiesto cosa vi aspettate dal congresso, io mi chiedo cosa si aspetta l'avvocatura in questo congresso. La partecipazione c'è stata, come ha detto prima Alessandra, c'è una necessità di coinvolgere quelli che sono stati i nuovi organi istituzionali a livello territoriale, a livello centrale, per cui c'è stata questa piccola fase di stallo e quelle mozioni che sono state messe da parte a Lecce, adesso dovranno su quelle dovremo continuare a lavorare e a produrre qualcosa di necessario e di utile per tutta la materia. Auspichiamo che ciò avvenga. L'organismo congressuale forense è un organismo politico ed è giusto che se un tavolo strutturale, un tavolo tecnico, un tavolo politico ci sia, l'organismo deve farne parte. E appunto proprio la composizione del tavolo probabilmente è il rebus su cui ci stiamo un po' tutti quanti interrogando. Quali saranno le regole di ingaggio? Perché capisco bene che questo sarà fondamentale. Sappiamo che parteciperanno ovviamente l'OCF, ovviamente il CNF, ovviamente la CAS. Sappiamo che un ruolo lo svolgeranno gli ordini, sappiamo che un ruolo lo svolgeranno le associazioni, ma la distribuzione dei posti quale sarà? Abbiamo un'idea? Avete un'idea? Domanda di riserva? Sì, no, al momento no, non ci sono ancora indicazioni in questo senso ed è forse uno dei
appunto dei rebus davvero di questo congresso. Quel che si sa è, insomma, anche nella contrapposizione di due idee, il tavolo tecnico oppure un tavolo nel quale ci sia un contatto diretto, una possibilità di contatto direttamente con la politica, sembra proprio emergere, insomma, che si tratterà di un tavolo tecnico, però la distribuzione e la composizione non è ancora nota. Ti faccio una domanda perché sono molto affezionato ai temi della comunicazione, anche perché sono, diciamo, in questo momento anche parte in causa, e io sto notando dal mio osservatorio, che è un po' quello dei social, un po' quello anche della radio, un distacco, diciamo, rispetto a qualche anno fa. Forse c'è stato negli anni scorsi anche un atteggiamento che i social hanno in qualche modo amplificato, con il pro e il contro che questo determina, perché chiaramente la gestione della comunicazione sui social è, per chi svolge un'attività istituzionale è ancora più, o politica, molto, molto complicato. Viceversa, però, oggi vedo molto distacco, molto poco interesse. Basterebbe pensare a quanti erano 2, 3, 4 anni fa le persone collegate allo streaming delle vostre assemblee e quelli che sono adesso. Non si raggiunge le 10-15 unità contemporaneamente collegate. Credete che si debba investire, non so se risorse di tipo economico o di tipo, diciamo, intellettuale sulla comunicazione? Forse il problema è proprio quello, la mancanza per OCF di risorse economiche principalmente. Naturalmente le risorse personali ci sono, gente che valida ce n'è. Il problema è che molto spesso per noi è un ostacolo è la mancanza di una solidità economica. Questo ci fa fare il conto poi con l'assenza di una comunicazione vera e propria. Ci stiamo lavorando, non è semplice, abbiamo fatto un bando l'anno scorso che scade adesso il prossimo marzo, cercheremo di metterci tutte le nostre forze, ma il problema è la mancanza di una solidità economica. Sì, capisco, ma senza comunicazione la politica rimane in una stanza bellissima che poi però non trova sul territorio nessun riscontro. Così. Probabilmente risente anche la scelta di andare in diretta con le nostre assemblee, risente anche di un cambiamento di percezione rispetto ai social da parte degli avvocati. Siamo passati dal non ci siamo e non esistiamo se non comunichiamo, che era un po' il nostro refrain di qualche anno fa, al forse la comunicazione sui social è una comunicazione non filtrata. Da parte degli avvocati, da parte degli ordini, l'importanza della comunicazione, perché tradizionalmente noi non la riteniamo come categoria molto importante, non riusciamo a capire che invece la funzione politica ne ha assolutamente bisogno. Bene, io vi ringrazio per la vostra gentile partecipazione, vi auguro buon lavoro, buon congresso. Grazie a voi, buon lavoro.